La conoscete la vera storia di Bloody Mary? Si dice che Bloody Mary sia una strega bruciata sul rogo, la cui anima ritorni e si presenti a chiunque la invochi. In realtà si tratta anche in questo caso di una maledizione scaturita da una tragedia familiare. Nei secoli scorsi molte cure non si conoscevano ancora e c'era il terrore delle malattie, come ad esempio la peste, che provocavano epidemie e diffondevano morte. La 14enne Mary, figlia del medico del villaggio, sembrò essersi ammalata di tifo. Aveva la febbre altissima e giaceva a letto in stato incosciente, sebbene fosse ancora viva, per scongiurare una possibile epidemia. Il padre decise di adagiarla dentro una bara e seppellirla nel giardino fuori casa. La madre, disperata per quell'atroce decisione, pensò almeno di legare al polso di Mary uno spago collegato a una campanella fissata alla porta di casa. Se fosse miracolosamente guarita o si fosse risvegliata, avrebbe udito lo scampanellio e salvato la figlia da quella orribile tortura. Scoperto l'astuto stratagemma, il medico somministrò alla moglie della morfina, facendola cadere in un sonno profondo. Quando si fece giorno e la donna si risvegliò, corse immediatamente fuori dalla casa. Lo spago era rotto e la campanella muta, per terra. Mary doveva essersi svegliata durante la notte, agitandosi nella bara. La fecero disseppellire e si trovarono di fronte uno spettacolo raccapricciante. Mary aveva gli occhi spalancati, il terrore ancora impresso nelle pupille senza vita. Doveva essere morta per lo spavento e per soffocamento. Il vestito imbrattato di sangue, delle dita scarnificate che avevano cercato una via d'uscita, le unghie conficcate tra le menature del legno. Il giorno dopo si racconta che il padre venne trovato morto nel bagno per arresto cardiaco, con lo specchio spaccato dinanzi a sé. Ora vi starete chiedendo, perché vi ho raccontato questa storia? Beh, questa storia ci riporta prepotentemente ai cosiddetti poltergeist, manifestazioni di entità, spesso morte in sofferenza totale, scaturendo in loro il totale senso di vendetta, come la stessa Mary della storia che vi ho appena raccontato. Lo psicoanalista Nandor Fodor, però, ha sostenuto che l'energia psichica responsabile del fenomeno proviene dall'inquieto inconscio di giovanetti, in un'età in cui maturano le prime esigenze sessuali e urtano contro inattese inibizioni. In pratica, una manifestazione non completamente legata al mondo dell'occulto. Questo cosa può significare? Che il termine poltergeist, dal tedesco spirito chiassoso, sia spesso collegato ad adolescenti dalle facoltà medianiche, in grado di influire a tal punto, secondo la parapsicologia, sull'ambiente circostante, senza esserne coscienti. Ovviamente, Bloody Mary è semplicemente una leggenda. Non vi consiglio assolutamente di provare o testarla, ma vi posso assicurare che, seppur la storia di Mary Worth, la donna a cui viene attribuito il mito sia vero, la metodologia di evocazione è frutto di una creepypasta, ovvero dei racconti horror, inventati e romanzati dagli utenti del web. Per concludere, vi lascio una piccola raccolta di filmati contenenti attività poltergeist. Sarete voi nei commenti a doverci dire quali sono real e quali sono fake. Mi raccomando, ricordatevi di farlo, perché poi vi lasceremo anche la nostra opinione, per ora segreta, su di essi.
Where's my hand? Oh, there it is. Scissors. Where did these come from? Ti è piaciuta la prima puntata? Iscriviti al canale per supportarci e rimanere connesso con le nostre attività. Al prossimo video, ragazzi.